Borbotto queste cose, ormai infilato sulla scala mobile, incastrato fra sferraglianti carrelli condotti da donne ostili, mi prefisso un cartello luminoso che lampeggia slogan pubblicitari e data e ore, minuti e secondi, implacabile ricordati che devi morire. La gente non sembra farci caso a queste eventualità, eccitata e gratificata com'è dall'arraffare roba a prezzi scontatissimi, sotto ipnosi per luci e vetrine e per il formicolare caotico di ominidi dalle stazze e dalle sembianze più svariate. Eppure, tempo un centinaio d'anni, non ci sarà più traccia di nessuno di loro, nemmeno dei più belli eritanti, nemmeno dei marmocchi in fascia esibiti con orgoglio di immortalità dagli impettiti genitori. Tutto il flusso vitale che si esprime nella loro carrellata baldanza finirà nel nulla, nonostante il 3x2, l'extra sconto del 10% e i saldi di fine stagione, le scarpe pitonate di gran moda e il mega concorso per vincere la spesa a gratis. Anche le ragazze più svestite e profumate, sì, anche loro. Perfino i loro ombelichi aerei purtroppo non li salveranno. Di solito, quando gli prendono questi pensieri, dal grottesco rabbioso scivola fino alla pietà. Perché in fondo, anche con il loro sguardo spietato da consumatori in astinenza, quegli scalmanati piloti di carrelli altro non sono che poveri cristi come tutti, con chissà quali storie tristi, malattie, lutti, umiliazioni, amori rovinati. Bisogna solo pensarci appena per leggere le cose un po' sotto lo squallore in superficie. E alla fine, il centro commerciale non è poi così diverso dalla melassa mercantile nella quale galleggia anche lui, insieme a tutti quanti. Malgrado tutto, se il suo vecchio nonno, ragazzo del 99 e bracciante contadino nella più povera montagna, che a 10 anni già sudava sulle zolle, l'avesse sentito lamentarsi dell'orrore e dell'opulenza, l'avrebbe inseguito con il suo bastone più nodoso fino in cima alla pietra di Bismanto e gliene avrebbe date tante. Si scopre girato di 180 gradi al seguito di un sedere portentoso scende placido parallelamente al suo salire. Le scale mobili lo sbarcano proprio davanti al bar dell'appuntamento. Lui si presenta davanti un camerino lampadato e impomatato tra sudante imprenditoria da tutti i poli, evidentemente allevato in batteria in modo quei contest per young manager in crisi di spinta motivazionale mirata al raggiro neurolinguistico. Sembrava avesse appena finito di leggere uno di quei libri d'autogrill tipo diventa leader in 100 pagine oppure fai fare agli altri ciò che vuoi tu. Mi stava letteralmente sminuendo di dati, proiezioni di mercato, implementazioni e problem solving. Non ne potevo più. Ecco, vorrei entrare nel merito del nostro incontro, perché è in gioco il futuro dell'azienda italiana e non sono affatto retorico. Ingegnere, saprà senz'altro che noi siamo di gran lunga l'azienda leader a livello Italia nel settore servizi di qualità. La nostra esperienza. Guarda quei due ragazzi, che mi sembra. Guarda, lui diceva che lui non sembra una ragazza, è qualche elemento, sontuosa, la sua naturale, la sua carina, non è che prendi le robe da i nostri special tutors. Nulla è lasciato a caso, ma è frutto di un lavoro di chi con il cliente stesso. In un angolo si accorsero di un chitarrista accovacciato, appoggiato a una saracinesca chiusa. Era discreto questo chitarrista. Non voleva dar fastidio o imporsi a tutti i costi. Robusto, capelli lunghi raccolti in una coda, pennava sulle corde durante dell'approvazione del mondo, come seguendo un suo progetto estetico, un'intima necessità morale. Aveva una chitarra elettrica e un amplificatore minimale, ma si sentiva molto meno del coro tricolore. La sua voce era profondissima, mentre distruggeva la chitarra di quel tanto da spazzar via qualsiasi residuo di fidenza di sovrabbondanza melodica. Subito li catalizzò. E attaccò con una canzone che faceva prima o meno e dai al Pechino.
passarli su e giù per la schiena, perché quel musicista contagiava con la sua passione solenne la padronanza tecnica, ma soprattutto quella era una canzone davvero epica, romantica, malinconica, fredda, inquietante. Tutti gli aggettivi saettavano nella mente di Max, mentre restava lì stregato cercando spasmodico di ricordarsi di chi era. Eros, di David Bowie, lo prevenne Alice. È la canzone più bella di tutti i tempi, secondo me. Il chitarrista prendeva coraggio, la sua forza catturava altri passanti. And we can be heroes just for one day. Dall'altro lato della strada arrivavano i fastidiosi di non mettetemi alle strette, sono solo canzonette, ma la cosa non disturbava più di tanto. Loro stavano nella bolla ovattata del chitarrista magico. Oh, we can be very, very, very. Iniziavano a lanciare monete nella sua custodia e non la smettevano più di chiedere bis, e lui ripartiva generoso, la stessa forza e la stessa bellezza ogni volta. Forever and ever, we can be here.